Bene, serata Cavalieri dello Sport, siamo qui all'Hotel Mercury e questa serata del 4 giugno 2022 Sidio Corradi diventa Cavaliere dello Sport. Abbiamo visto sui social il tuo entusiasmo, l'hai già dimostrato. Se vuoi dire qualcosa su questo. Ma guarda, io ti dico la verità, quando Carlo Barbero mi aveva accennato questa cosa, io sono rimasto abbastanza un po' stupefatto. Se ti ricordi, ho scritto anche un messaggio a te dicendo: Sì, ma siete sicuri siete di darmi sicuri? questa onorificenza? Me la sono meritata. E la motivazione poi che ho visto e che mi hanno detto i miei 17 anni a livello professionale, poi i miei 30 anni di insegnamento nel Ai settore giovani. giovanile del Genoa, ho allenato anche il figlio addirittura di Tufano. Di conseguenza, e poi la cosa più bella, secondo il mio punto di vista, che da 15 anni sono a livello sociale e per me credo che l'ultima cosa che ho fatto con questi due ragazzini. Ecco, falli venire pure vicino, vieni, vieni. No, non voglio. Raccontaci questo fatto, cosa è No, successo? niente, prima della guerra, Dell'Ucraina, chiaramente, sì. per la guerra in Ucraina, un mio amico Augusto Pintus mi manda dei video di questo ragazzino e mi aveva impressionato di come giocava questo mancino, 10 anni e mezzo. Cioè, ho detto: ammazza, ma questo è un fenomeno. E allora l'abbiamo fatto venire in Italia. Tramite lui sono venuti proprio, hanno alloggiato qui per, diciamo, 15 giorni. Ha fatto 2 settimane in prova nella scuola calcio del Genoa, poi loro sono tornati via e poi è scoppiata Adesso la la guerra, guerra. sono tornati. E una sera mi arriva diciamo così, un video dove questi bambini e la mamma sono in un bunker nascosti e questo bambino piangeva perché lui doveva andare in Germania dai parenti di suo padre. E allora a quel punto lì mi si è aperto il cuore, nel senso che lui diceva: no, io no, non Germania, voglio andare da Sidio, Da in Sidio. Italia, Genova. Genova voleva il Genova, era stato qui 2 settimane e l'avevano accolto benissimo. E allora in quel momento mi si è aperto il cuore. A quel punto ho chiamato Pintus all'una di notte e gli ho detto: non Vengono fare da me. andare in Germania nessuno, loro vengono qua, gli do la mia casa di Arenzano, sono 3 mesi che sono lì. Lui è stato tesserato, Blasket ha firmato il suo tesseramento, è uno dei più bravi perché è bravissimo e io ho fatto il gol più bello della mia carriera. Ecco, questo è vero. E quindi un meritatissimo titolo di Cavaliere dello Sport. E tu vuoi dire qualcosa? Ma Parli italiano italiano? parla poco. Saluta. Ciao. E di benissimo. come ti chiami? Io mi chiamo Nazar. Nazar, benissimo Sei Nazar. contento di essere a Genova e al Genoa? Sì. Bene, complimenti ancora. Grazie, Grazie, sì. grazie mille, Grazie grazie a a voi. te. Ciao. Ciao Nazar. Quasi non ci credo. Non ci credo. Vedi che ci volevo. Ci volevo io, sì. Ci volevi proprio tu, Presidente. Ecco qua. Grazie. Buonasera a tutti, grazie.